il comparto dei trasporti vive un momento di difficoltà, ma questa è una difficoltà dovuta a problematiche di livello nazionale, non è solo Salerno, anzi al contrario, Salerno e la provincia di Salerno sta mettendo in campo una serie di azioni e di strategie finalizzate ad attenuare i tagli costanti e continui che il governo centrale sta operando e alle province e agli enti locali e in modo particolare al settore e al comparto dei trasporti. Le due problematiche che allo Stato attanagliano la comunità salernitana, in particolare la provincia di Salerno più in generale, sono la prima naturalmente relativa alla metropolitana che in questi giorni, in queste settimane è stata oggetto di uno scontro anche durissimo per certi versi da parte degli enti e da parte degli enti con il governo centrale. Ritengo che sia un problema che effettivamente debba essere risolto, ma come questo, come tutti gli altri problemi, sono certo e sicuro che si risolvono attraverso la concertazione, attraverso il dialogo che si deve instaurare tra le istituzioni. Chi grida allo scandalo o chi invanga o insulta gli avversari non fa certo onore alla nostra comunità né dà contezza di soluzioni ai problemi. Il governo deve fare la sua parte, la regione deve fare la sua parte, gli enti locali devono fare la loro parte. Solo attraverso una concertazione, solo attraverso il superamento dello scontro si può certamente raggiungere l'obiettivo che è la politica nell'interesse delle comunità. Per quel che attiene più in generale il trasporto pubblico in provincia di Salerno, la provincia di Salerno sta mettendo in campo risorse, sforzi per evitare tagli, per razionalizzare i servizi. Abbiamo avuto una serie di risultati positivi, tra le altre e tra gli altri non va sottaciuto il pressing effettuato e svolto dalla provincia di Salerno nei confronti della regione Campania per definire gli ambiti e per essi l'ambito provinciale su cui intervenire e per il quale bandire la gara per un servizio di trasporto integrato. La provincia di Salerno ha spesso sopperito alle carenze di risorse o al ritardo del trasferimento delle risorse per garantire costanza nei pagamenti degli stipendi agli operatori ed efficienza nei servizi. Nell'ultimo anno abbiamo per 3 volte anticipato come provincia di Salerno le somme che la regione Campania doveva trasferire a noi e poi all'azienda. L'abbiamo fatto nella consapevolezza che il servizio del trasporto pubblico locale, un servizio fondamentale per la crescita di questa comunità. Questo lo abbiamo fatto, lo continueremo a fare perché sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per la salvezza del CSTP riteniamo che il trasporto pubblico locale, come è conformato il territorio salernitano, sia una risorsa, sia una possibilità di collegare le zone rurali e periferiche con i centri di interesse, l'università, gli ospedali e Salerno capoluogo. Relativamente all'università ci stiamo impegnando con l'ente diritto allo studio, con l'università, con il CSTP, con Sita Sud e con tutti gli altri attori del trasporto per garantire agli studenti universitari e al campus un collegamento efficiente, efficace, moderno e soprattutto a prezzi accessibili a tutti gli studenti. Questo la provincia lo sta facendo appunto perché riteniamo che il trasporto sia volano di sviluppo per la nostra comunità.